uscito con alcuni pordenoni, oggetto, zona 9 a Venezia. Sono uscito a uscire con una lista di un pordenone. Premesso che la zona della città conta 9 a Venezia, con questo problema reale e confine con il comune Corcia, lungo il fronte della testa, per tutta una serie di necessità riguardanti l'ambiente, l'urbanistica, la viabilità, le condizioni di scontare in una corretta. Anche a seguito di recenti modifiche di aree, introdotte al comune di Rovere di Chiano, che ha avuto immediata ricaduta in tale area. Chiedo al sindaco della giunta per conoscere quali siano gli interventi che l'amministrazione comunale intende adottare per affrontare i problemi maggiormente interventi legati soprattutto 1. Alle condizioni stradali, ma anche stradali esistenti in particolar modo via Castelfranco Veneto. 2. Continui ristagni d'acqua negli incroci tra le vie forte, non via Venezia e via le stesso. 3. Al traffico in generale della zona e alla segnaletica stradale. I piani che l'amministrazione comunale in un'ottica del piccolo urbanistico ambientale e urbanistico generale della zona sovraindividuata intende programmare, considerando anche il fatto che in tale contesto potrebbero in futuro insistere nuovi importanti necessariamente ospedale casa. Probabilmente per ora il 2012 consiglio di comunale per questo testo. Prego. Grazie Presidente, grazie a consigliere. Effettivamente la viabilità proposta da via Montereale e via Brentella, anche a causa di numerosi insediamenti industriali negli anni passati, anche poi l'insediamento abitativo ha aumentato il numero di utenti della strada che percorrono per le strade, in particolare l'utente Franco Veneto, Pietra Zara, Venturina, sono strade abbastanza strette rispetto alla possibilità di accogliere anche un traffico che viene da nord verso sud o viceversa. Nello stesso tempo sono stati individuati, ma verranno rafforzati alcuni segnali, soprattutto per il traffico pesante, il divieto per i camion, che in qualche caso abbiamo visto che non sono stati segnalati così correttamente e quindi vanno evidenziati un po' meglio. L'altra questione riguarda il problema proprio dell'acqua, di quelle precipitazioni molto, molto forti che abbiamo assistito soprattutto nell'autunno, nel novembre scorso, che ha creato qualche problema soprattutto all'incrocio fra via Castelfranco con la statale 13. Quali le soluzioni che noi poniamo in essere? Beh, una parte, dato che anche la sua interrogazione è relativa a febbraio, ma qualche inconveniente abbiamo già posto in essere. In particolare proprio per il problema di deflusso delle acque che arrivava dalle strade e formano qualche volta in trincea sulla parte nord, i terreni sono più alti rispetto alla stradale, e non hanno fossi laterali che permettono lo sgorgo delle acque. L'intervento che abbiamo fatto collegando i due fossati da un lato all'altro della confluenza di Castelfranco con la statale 13 all'altezza del semaforo, con una serie di interventi sul fossato che ha permesso di recuperare anche questa sua funzione drenante rispetto alle altre piovane, dovrebbe in qualche maniera cautelarci la cristallità che è elevato soprattutto all'altezza della dove c'è quel recupero autorotamatore che c'è lì. Queste, mi pare che anche l'ultima pioggia che c'è stata proprio ieri credo non abbia provocato nessun ristagno, il che significa che abbiamo verificato che in qualche maniera gli accorgimenti che abbiamo adottato dovrebbero funzionare. Un altro intervento importante secondo me è quello che stiamo realizzando a nord, cioè nella in via Consorziale. Lì sono iniziati i lavori sulla rotonda tra via Consorziale e via Daviano, e questi lavori proseguiranno proprio verso via Castelfranco Veneto. Poi via Consorziale, una strada poi che si allarga correndo soprattutto nel retro dell'edificio industriale dell'Electrolux, e quindi è una strada che in sé invita anche a drenare il traffico che da nord arriva verso sud. L'importante è che noi siamo in grado poi di indirizzarlo, con questi interventi sicuramente ci riusciremo a indirizzarlo nelle vie preferenziali che sono in grado di contenere un traffico passante, evitando poi di utilizzare tutte quelle strade che sono strade più strette e laterali, sulle quali anche l'opportunità di fare degli allargamenti implica probabilmente delle difficoltà tecniche non da poco, perché le strade formano in trincea. Tutta questa serie di interventi, parlavo prima anche del carcere,
Ecco, via consorziale proprio va a intercettare la parte di via Castelfranco a nord, dove sarà proprio l'ubicazione del carcere, e quindi di fatto questo pezzo di ronda nord riuscirà a drenare il traffico, evitando che si percorrano queste stradine strette, ma indirizzandolo, guidando il tempo della strada verso quelle strade che sono in grado di contenere un traffico più sostenuto. Tutto questo ovviamente va coniugato con quegli interventi che si possono fare sulla statale 13, di cui stiamo parlando con dei tavoli a livello provinciale, per i quali aspettiamo anche il coinvolgimento ulteriore di tutti quei comuni che hanno partecipato al primo tavolo, proprio perché lì abbiamo dato una serie di indicazioni comuni da parte delle amministrazioni rispetto a come poter risolvere la soluzione, come trovare un sollievo alla soluzione del traffico che da nord arriva verso sud. Ovviamente la ronda nord sul lato che va da Rogheredo verso Pozzia e Puttanafredda deve trovare ancora quella che è una definizione ottimale del percorso, ma noi siamo convinti che in ogni caso servirà in qualche maniera a evitare che si utilizzi solo ed esclusivamente l'incrocio di via Montereale. Il fatto che noi magari con la rotonda su via Daviano troviamo un'altra soluzione del traffico verso la statale 13, cerchiamo in qualche maniera di dividere il traffico che arriva da nord a sud, oppure che percorre in senso inverso verso Sera. In questo modo riteniamo di preservare sia via Verdaro, sia via Castelfranco, sia tutte quelle strade che sono piuttosto strette e non possono contenere un traffico passante più sostenuto. E in particolare per quel che riguarda la sistemazione anche di alcune segnaletiche che rendono più evidenti il divieto per il traffico pesante, mi pare che adesso non c'è l'assessore Moro, ma lui si stava impegnando proprio a rendere più evidenti queste segnalazioni in maniera che il traffico pesante eviti quei percorsi anche per andare nelle zone industriali e percorra quelle che sono le strade che noi individuiamo più larghe e più agevoli per il percorso dei carri. L'altra questione riguarda un'attività, diciamo, un'attività che è stata sospesa perché provocava alcuni problemi di rumore e di polveri. L'ufficio ambiente è intervenuto, ha sospeso quell'attività in attesa che ci sia un adeguamento alle norme antirumore, alle normative per l'emissione di polveri che contenga appunto queste emissioni da parte di questa attività. Tutti questi interventi, il primo è già realizzato, il secondo è in fase di realizzamento, di realizzazione, con l'idea consorziale, in più tutti gli interventi propedeutici a una ad evitare soprattutto il traffico pesante in quelle strade, dovrebbe in qualche maniera porre una soluzione per quel che riguarda questo traffico sostenuto. C'è stato anche un intervento da parte del comune di Rogheredo, al quale noi abbiamo posto un certo tipo di rimedio, anche pur provvisorio, perché impediva l'uscita da via Castelfranco, diciamo su via Brentella. Anche il comune di Rogheredo adesso sta ponendo dei rimedi perché ci ha proposto una soluzione alternativa che non sarà immediata, quindi noi manterremo quelle precauzioni finché ci sarà questa soluzione alternativa. Si parla di una rotonda all'uscita di via Castelfranco che in qualche maniera riproporrà la viabilità anche in uscita da via Castelfranco verso Rogheredo. L'ultima cosa riguarda mi pare che più o meno le ho detto tutto, grazie. Grazie assessore, prego consigliere. Grazie assessore. Dalla sua articolata risposta si capisce anche la consistenza del problema che avevo sottoposto. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto. Soddisfatto per la risposta che abbia dato, ma ritengo che il problema abbia anche dei contorni un attimino più vasti di quelli che ha toccato lei, ma non per penso che lei la parte sua l'abbia eseguita in maniera corretta e attenta, e penso che anche questa interrogazione sia stato uno stimolo a risolvere alcune problematiche che riguardano quella zona.
Ecco, la cosa che mi aspetto e vorrei e auspico è che anche in sede di programmazione ci sia un'attenzione a questo ambito. È un ambito abbastanza vasto, è un ambito, come si diceva nell'interrogazione, che va da via Montereale al confine con Porcia, ed è un ambito delimitato da una barriera qual è la statale 13, una barriera che in questi anni ha creato veramente una divisione di quella parte della città. Gli interventi che lei auspicava, che lei ha messo in atto anche con via consorziale da un lato e che auspica su via Daviano dall'altro, certamente sono interventi che andranno a risolvere parte di problemi, soprattutto legati alla viabilità. Ecco, l'aspetto che io vorrei in qualche modo sottolineare e porre all'attenzione della Giunta per i prossimi interventi che farà in quella zona è che ci sia un'attenzione, direi, propedeutica alla stesura di un prossimo piano regolatore che vada in qualche modo a ridefinire quell'ambito da più punti di vista, e cioè quelli viari, quelli urbanistici e quelli ambientali, perché quella zona è una zona che necessita di una serie di attenzioni. Come lei sottolineava, ci sono una serie di strade che in pratica hanno avuto una loro connotazione semplicemente perché hanno subito dei passaggi di sistemazione, ma che nascono su percorsi ristretti e tortuosi dei quali non si può pretendere altro, ma che in qualche modo devono essere supportati da un'attenta e puntuale manutenzione. Mi pare che l'intervento al quale lei si riferiva, che riguardava la piazzetta grosso modo del Chiesuolo, quella che è all'incrocio tra via Polcenigo e via Castelfranco Veneto, stia dando i risultati che lei delineava, e per questo la ringrazio, perché è stato un intervento, direi, puntuale e preciso. Ecco, la cosa che ritengo si debba continuare a monitorare è quella sia del traffico parassitario a cui quella zona è sottoposta, sia quella dell'ambiente, perché è un aspetto sul quale bisogna stare particolarmente attenti e vigili. Per quanto riguarda la segnaletica, mi pare che da parte dell'assessore Moro ci sia un interessamento ad entrare nel merito. Mi pare che anche lei lo accennava, ma non essendo qui presente questa sera non può in qualche modo ribadirlo. Per quanto riguarda l'Overedo, io auspico che quanto preannunciato poi possa avere un risultato. Pertanto, assessore, io la ringrazio per i puntuali passaggi che lei ha fatto, che mi pare che vadano a denotare un impegno da parte sua. La cosa che aspetto e mi auguro è che nel momento in cui si va a fare una rivisitazione completa della zona si tenga conto, e qui dipende anche dalla dichiarazione che faceva il sindaco prima, a seconda di ciò che avverrà insediato in tale zona, perché capiamo se l'ospedale, come sembra, andrà ad insediarsi all'atto di via Montereale Nord e il carcere al fine di via Castelfranco Veneto, capiamo perfettamente quanto quella zona sarà oggetto di cambiamenti sia dal punto di vista viario che dal punto di vista urbanistico. Grazie.